Buonasera a tutti. Devo confidarvi una cosa prima di iniziare, che probabilmente, ma non diciamolo agli organizzatori che probabilmente non ci ascoltano, che se avessi saputo che voi sareste stati così tanti, se avessi saputo che in streaming ci stanno vedendo in più di 1.000 persone e se avessi saputo che sarei dovuta entrare come 12ª speaker, probabilmente non avrei accettato l'invito. Ma ovviamente sto scherzando perché voi siete fantastici e sono veramente orgogliosa di poter partecipare a questo TEDx, quindi grazie davvero per l'invito. A proposito di futuro, io qualche giorno fa ho provato a fare un gioco che in realtà non si è dimostrato poi neanche così divertente. Ho digitato sulla barra di ricerca Google il binomio Italia-futuro. I link, le pagine, gli articoli a cui sono stata rimandata hanno suscitato in me, ma credo in chiunque abbia un minimo di sensibilità, un'espressione come questa. Ho provato sgomento, ho fatto un urlo silenzioso, soffocato, ma comunque molto potente, come quello passato alla storia e dipinto dal grande artista Munch. Ho provato sgomento di fronte ad una quasi inscalfibile, ad una cruda e quasi unica possibile lettura di un paese, il nostro, completamente allo sbando, smarrito e senza possibilità di riscatto. Un paese fermo, stagnante, in continua recessione. Considerate che dal 2008 ad oggi ci sono 2 milioni di posti di lavoro in meno. Meno di un cittadino su due è occupato e oggi sono tanti, troppi, quei giovani inattivi che non studiano e non cercano lavoro. I cosiddetti NEET, che vengono etichettati con un bollino in fronte, proprio come si fa con un prodotto qualunque su un nastro trasportatore. Le aziende chiudono. I negozi tirano giù le saracinesche e quelle imprese che tentano di tutto, pur di non dichiarare fallimento, delocalizzano. E in questo modo lasciano per la strada, lasciano nello smarrimento più totale tutti quegli uomini e tutte quelle donne che di fatto non erano solo operai o dipendenti, ma erano anima stessa dell'impresa, che hanno contribuito a far crescere diventando parte di storia dell'impresa stessa. I consumi calano. La povertà cresce, aumentano le diseguaglianze economiche e sociali e abbiamo un welfare completamente inesistente. Siamo il paese dell'incertezza, siamo il paese dell'austerità, ma un dato che mi ha colpito più di ogni altro è che siamo il paese più infelice del mondo. Non so se lo sapete, ma siamo il popolo meno contento del mondo, l'80% di noi si ritiene insoddisfatto. E mettiamo caso che in questa sala siamo 100, solo 9 di noi ritengono di poter trovare un posto all'interno della società. Un esempio di rassegnazione, di morte dell'ambizione, di totale incapacità di sognare. È per questo che giovani come me oggi scappano e quelli che restano si aggrappano ai grandi, ma senza prospettive, senza aspettative, senza la voglia di potersi costruire un futuro da soli. Siamo quelli della generazione perduta, come quella raccontata da Hemingway, quando si riferiva a tutti quei ragazzi che hanno vissuto la propria giovinezza nel bel mezzo della Prima Guerra Mondiale. Io credo che oggi non sia poi così diverso. Io credo che oggi i ragazzi della mia età, i miei coetanei, stanno vivendo la propria giovinezza nel bel mezzo di un altro conflitto, magari meno chiassoso, ma comunque spaventoso, che è quello del nichilismo. Dopo essermi ripresa da una paralisi facciale per aver imitato l'urlo di Munch, mi sono posta però queste tre domande. Ma veramente l'Italia è solo questo? Ma veramente noi italiani e il nostro paese, ma soprattutto i nostri figli e i nostri nipoti, non hanno e non avranno un futuro? Ma soprattutto il futuro a chi appartiene? Io non sono una veggente, non sono una cartomante, non sono una maga con poteri soprannaturali, ma sono una ragazza di 25 anni che si sta costruendo il futuro con le proprie mani in questo paese e che passa gran parte del suo tempo su un trattore e con le mani in mezzo alla terra. E da scorpione ascendente ariete quale sono,
Ci sono in me, vivono in me delle grandi convinzioni di cui difficilmente riuscirete a privarmi. La prima: io sono sicura che dovremmo guardare all'Italia con occhi diversi. Dovremmo essere in grado di cambiare sguardo sul nostro paese. Dovremmo essere in grado di allontanarci da quella foschia che accompagna la considerazione che noi italiani abbiamo di noi stessi e del nostro paese. E allora scopriremo un paese che ce la fa, un paese che punta sui suoi talenti, un paese che punta sui suoi territori, sulle sue comunità, sulle sue tradizioni, sulle sue conoscenze. Scopriremo un paese che non è vero essere senza futuro, a patto però che riparta da ciò che nel mondo ci rende eccellenza: la bellezza, il genio e la creatività, e la qualità, che nel mondo è sinonimo d'Italia e che trova il più alto riconoscimento, la più alta espressione e forza nel nostro Made in Italy. Se sapessimo guardare all'Italia con occhi diversi, ci accorgeremmo di Giulia. Giulia ha la stessa età anagrafica di chi oggi viene considerato un cervello in fuga. Oggi Giulia invece è rimasta e, dopo una laurea magistrale in architettura, ha deciso di aiutare la propria famiglia a portare avanti un progetto di agricoltura sociale. Oggi Giulia in Veneto accoglie bambini disabili, ragazzi e genitori in difficoltà all'interno della propria azienda. Alcuni di questi bambini hanno iniziato a parlare. Gli adolescenti che erano considerati ormai persi hanno ritrovato la fiducia in se stessi, la motivazione alla vita e al lavoro. Alcune famiglie sono rinate. Oggi Giulia, che è rimasta in Italia, in Veneto, aiuta un sacco di persone a ritrovare la fiducia in se stesse. Crea posti di lavoro, genera occupazione e ricchezza. Se sapessimo guardare all'Italia con occhi diversi, ci accorgeremmo di Luigi. Luigi è nato e cresciuto in Calabria, in quella Calabria che troppi guardano da lontano per paura di sporcarsi. Luigi invece è orgoglioso di essere calabrese e ad Oriolo Calabro produce un amaro con i suoi ulivi, di cui lui stesso si prende cura, e con una ricetta antica della nonna, rimasta nascosta e chiusa in un libro per tanto troppo tempo. Oggi Luigi lavora con i migliori chef stellati internazionali. Oggi Luigi esporta il suo prodotto in tutto il mondo e con esso l'immagine di una Calabria che sa produrre e creare occupazione. Ma soprattutto oggi Luigi ha reso la sua nonna la donna più orgogliosa del mondo. Se sapessimo guardare all'Italia con occhi diversi, ci accorgeremmo di Francesco e i suoi amici, tutti provenienti da mondi diversi, che un giorno hanno deciso di investire e rischiare. Oggi Francesco e i suoi amici producono una birra artigianale a chilometro zero. Hanno trasformato il loro sogno in un'attività economica remunerativa, un'attività che mette in connessione la voglia e la grinta di un gruppo di ragazzi che ha deciso di costruirsi il proprio futuro con la storia e l'identità storica del territorio senese. Oggi Francesco e i suoi amici coltivano l'orzo nelle colline toscane. Oggi Francesco e i suoi amici hanno aperto un birrificio in una birreria dove lavorano 10 dipendenti, tutti under 35. Giulia, Luigi, Francesco e i suoi amici sono solo una piccola rappresentanza di quel futuro possibile che oggi tanti ragazzi come loro e tanti ragazzi come me si stanno costruendo nel nostro paese, che non vogliamo abbandonare. Oggi Giulia, Luigi, Francesco e i suoi amici rappresentano i giovani di Coldiretti, quei giovani che stanno investendo in un nuovo modello di sviluppo, che ci racconta di un'Italia che sa primeggiare nel mondo, di un'Italia che primeggia per efficienza ambientale, per meno CO2 e meno rifiuti prodotti dalle imprese, di un'Italia che accoglie più turisti statunitensi, canadesi, australiani, brasiliani di ogni altro, di un paese che vanta più di 120 prodotti agroalimentari unici al mondo per la loro qualità. Giulia, Luigi, Francesco e i suoi amici stanno costruendo il proprio futuro sulla terra, sulla pietra più solida, concreta e così alta da poter guardare lontano, che è la terra. E qui risiede la mia seconda convinzione, che nei nostri territori inimitabili, nel nostro cibo identitario, sicuro e democratico, che nel rispetto delle comunità, nella dignità delle persone e nel rispetto dell'ambiente e del lavoro, risiede quella strada che noi tutti stiamo cercando per poter dire a noi stessi, ai nostri figli e ai nostri nipoti che l'Italia ha un futuro. Giulia, Luigi, Francesco e i suoi amici
ci insegnano che non dobbiamo bendarci gli occhi, aspettando che qualcuno faccia di noi quello che meglio crede. Ci insegnano che non bisogna cercare modelli altrove, altri modelli alternativi possibili da poter imitare. Ci insegnano che con determinazione, che con passione, con grinta, audacia, pazienza e un pizzico di follia, ognuno di noi si può costruire un futuro in questa meravigliosa Italia. Ci insegnano che ognuno di noi deve essere responsabile di se stessi, ma con sempre uno sguardo rivolto agli altri, affinché ciò che di bene faccio per me, di buono faccia per il mio paese. Ma soprattutto ci insegnano la mia terza convinzione, che il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. La nostra Italia è piena di sogni e di sognatori, e di questi sognatori ci dimostrano ogni giorno come questi sogni possano diventare realtà. Coldiretti li scopre, li racconta e li sostiene da anni e continuerà a farlo. Con un breve video ve li voglio presentare affinché ognuno di noi in questa sala, se non possa credere, ma almeno sperare, come me, che l'Italia si investe su ciò che di buono la nostra terra ha da offrire e su una nuova economia fatta di persone, di socialità, di solidarietà, di cultura e di conoscenza, ha un futuro ed è più roseo di quello che possiamo immaginare. Grazie a tutti e buona visione.